Benvenuti ragazzi, Danilo Panebianco per pistadelemarche.com. Siamo qui alla sagra della porchetta di Fermo. La sagra della porchetta, sì. Ma avevano detto c'era la gara di motocross qui a Fermo, il Gran Premio, ma non c'è. No ragazzo, ti sei sbagliato, perché qui siamo alla sagra della porchetta. La gara di motocross non l'hanno fatta più. Come dicevano tanti, diciamo, sul web, tutte queste chiacchiere poi... Ecco perché c'è gente, ma la gara... No, esatto, la gara non c'è. Questo che vedi praticamente sono tutti stand di porchetta. Abbiamo stand gastronomici. Chi fa ad esempio i gamberetti, tutto arancione, vedi? Poi abbiamo abbiamo lo stand delle bibite che sono... Ovviamente stiamo scherzando, siamo qui da Fermo per il mondiale. Noi siamo con Marco Gualdani di Motociclismo Fuoristrada, una rivista apprezzatissima proprio perché tiene conto dell'amatore, come tante riviste non fanno, si rivolgono solamente magari ad un pubblico di super esperti. Invece Motociclismo Fuoristrada è vicino all'amatore, vero Marco? È verissimo, ci piace raccontare il fuoristrada vero, quello dei grandi numeri, quello della gente che va in moto la domenica. E oggi siamo qua in questo bel evento che sinceramente non mi aspettavo di tale spessore. Bella pista, bella giornata, bello tutto. Grande pista delle Marche. Speriamo vinca Tonino. Sì. E anche David è lo stesso, sono belli tutti e due. Ovviamente siamo in Italia, tifiamo per gli italiani. Marco, un tuo parere, tu di piste ne avrai viste milioni con il lavoro che fai. Un tuo parere, rapportami la pista di Monte Rosato con le altre che hai visto del mondiale. Bisogna tener conto che siamo nel 2010 il motocross è cambiato e una conformazione di pista così che unisce qualità antiche di salite e discese e comunque contropendenze, quindi una pista molto tecnica, a grandi salti, a grandi sezioni ritmiche, difficoltà da supercross, direi che meglio di così non si poteva fare, ed è il giusto mix fra il moderno e l'antico. E credo che domani vedremo un grande spettacolo. Perfetto, allora tutti a Monte Rosato di Fermo domani a vedere Tony Cairoli, David Philippers, ma anche Ken De Dicker, che stamattina ci ha deliziato con dei numeri da circo. Danilo Panebianco e Marco Gualdani vi aspettano per divertirci insieme a vedere questa stupenda gara. Io vado a mangiare la porchetta, che mi hai messo fame adesso. Tutti a mangiare la porchetta.